Buonasera a tutti, finalmente riprendiamo i nostri appuntamenti. Innanzitutto, prima di passare a Federico, vedo Paolo Fantini, l'assessore alla cultura, il nuovo assessore alla cultura, e lo ringrazio per aver accettato subito il nostro invito. Non so se vuoi prendere la parola. Prego. Io voglio semplicemente qui per salutarti. In verità io sono stato sempre tra i partecipanti a questi interessantissimi seminari fin dall'origine. Ora lo faccio da assessore, ma lo faccio con la stessa curiosità, la stessa passione con cui ho sempre fatto, perché questi argomenti mi interessano. Ritrovo tra l'altro trattati una competenza e una profondità rari. Io ringrazio in verità l'attività che svolge l'Associazione Arcadia, che consente a molti di noi di conoscere cose che non avremmo mai sognato di conoscere. Quindi tutto quello che ho da dire, e auguro a questa stagione di nuovi appuntamenti e la migliore fortuna. Grazie. Grazie a te, Paolo. Allora, passiamo subito a Federico. Federico De Martino non è nuovo al nostro pubblico, perché qualche anno fa, forse un paio di anni fa, novembre 2000, la nostra memoria storica pasquale ci aiuta, 20 novembre di 2 anni fa, Federico presentava le 2 tele restaurate della cappella cimiteriale. Tra l'altro saluto anche Nicoletta Izzo, che era una delle restauratrici. Ma lui 10 anni fa ormai, lo dicevamo 5 minuti fa, partecipò con uno studio molto, molto approfondito ed interessante, dette un contributo importante alla lettura della pittura corese del 600, pubblicando questo articolo sulla monografia dedicata al complesso monumentale di Sant'Oliva. Ecco, lui in quella occasione, partendo dalle lunette del chiostro, ha fatto un excursus, insomma, attraverso tutta la pittura del 600. Io l'ho riletto questa mattina, devo dire, è un bel lavoro, sì, cioè, veramente, cioè, è scritto in maniera chiara, semplice, ma molto profonda, insomma, e mi pare che tu abbia individuato due correnti, no, che si alternano nella decorazione delle chiese di cori. Una corrente, diciamo, più moderna, più aggiornata, no? Che mi pare si possa individuare ad esempio nella Pietà della chiesa di Santa Maria, no? Quindi che in qualche modo risente dell'influsso della pittura barocca. Mentre poi c'è un'altra corrente, diciamo così, più attardata, diciamo un po' più restia all'aggiornamento, che invece di cui a cori ci sono diverse più conservatrice, ci sono diverse testimonianze, tutte quasi anonime sostanzialmente, sì. E quindi è una pittura abbastanza anche difficile da interpretare, e inevitabilmente si deve andare al maestro, no? che in qualche modo ha dato l'impulso. Ecco, io do subito la parola a Federico, che continuerà e ci spiega un po' che cosa c'entra Scipione Pulsone, che forse per molti di voi sarà anche una novità, insomma. Allora, buonasera a tutti, grazie innanzitutto dell'invito. Sono passati ormai quasi 10 anni da quando mi sono affacciato qui a Cori, invitato da Domenico Palombi e da Pio Francesco Pistilli, che curarono il volume sul convento di Sant'Oliva. L'idea iniziale fu quella di studiare le lunette del chiostro, e poi si pensò che poteva essere lo studio di quei dipinti l'occasione per approfondire un po' che cosa è successo dal punto di vista pittorico a Cori nel XVII secolo. E fu una bella avventura, perché armati di fotografo e delle migliori intenzioni andammo a scovare tutte queste tele, molte delle quali purtroppo non nei loro luoghi originari, quindi migrate in
varie collocazioni più o meno provvisorie, e tentando di ricostruire uno scenario. La cosa si è dimostrata tutt'altro che semplice, perché, come giustamente dicevi, sono naturalmente stiamo parlando di una scena pittorica lontana dai grandi centri di produzione figurativa del secolo, ma che ne risente in vario modo l'influsso, quindi dipinti anonimi ma anche molto interessanti. E all'epoca, devo dire, infatti sono molto contento di tornare a parlarne qui stasera, perché in qualche modo mi permette di precisare qualcosa che, quando scrissi quel contributo, non avevo altrettanto chiaro quanto oggi. Cioè, appunto, la corrente più conservatrice, cioè l'aspetto più conservatore della pittura coresia del secolo, mi sembra oggi più di allora, cioè nel senso mi sembra più chiaro a me oggi rispetto a 10 anni fa, credo che debba molto al modello di Scipione Pulsone. E quindi l'idea stasera è di verificare se questa ipotesi, quanto questa ipotesi sia fondata. Ora, Scipione Pulsone da Gaeta, dicevo, un modello per la pittura religiosa a Cori nel 600. La freccetta è qui. E la prendo un po' alla larga, perché parlare di Scipione Pulsone nella tradizione storiografica significa parlare della Controriforma in pittura. E già Federico Zeri, nella prima importante monografia su Scipione Pulsone di ormai tanti anni fa, intitolò il volume Pittura e Controriforma. Il libro di Zeri, Pittura e Controriforma, non è un saggio sulla pittura e la Controriforma, ma in realtà è la monografia su Scipione Pulsone, il che già la dice lunga. In ambito, la Controriforma cattolica ha avuto delle conseguenze importantissime sulle arti figurative. E la riforma protestante attaccò il cattolicesimo anche sul fronte dell'arte figurativa. La pubblicistica protestante, fondata sugli scritti di Lutero, Calvino, si scaglia violentemente contro la venerazione delle immagini sacre. Il protestantesimo è iconoclasta in questo senso. Individua nella venerazione delle immagini sacre un aspetto tipico del cattolicesimo romano e lo attacca molto violentemente. Dice: i cattolici romani che adorano le immagini compiono un atto di idolatria, cioè è una polemica molto dura. E la Controriforma cattolica risponde a queste accuse del mondo protestante nel corso del XVI secolo con una fittissima pubblicistica volta ad analizzare approfonditamente l'immagine sacra, lo status dell'immagine sacra, il suo ruolo nella liturgia, nella fede, nella educazione alla religione e alla spiritualità, con lo scopo, da un lato, di porre delle regole e dei principi ai quali gli artisti si devono attenere, dall'altra parte, attraverso queste regole e questi principi, di salvare la presenza delle immagini sacre nei luoghi di culto, cioè di difendere l'immagine sacra contro la polemica, in qualche modo iconoclasta, dei protestanti. La chiesa protestante, il luogo di culto è disadorno, è un luogo semplice in cui il fedele si concentra sulla scrittura. La chiesa cattolica è un luogo che straborda di immagini in ogni centimetro quadrato. Questa è una differenza fondamentale tra due modi diversi di intendere la fede e il culto. E la Controriforma cattolica dedica molta energia alla difesa delle immagini. Qui vi mostro il frontespizio di uno degli scritti più importanti in questo senso, il discorso intorno alle immagini sacre e profane di Gabriele Paleotti, bolognese, pubblicato a Bologna nel 1582. Questo fu uno scritto importantissimo, ebbe una vastissima diffusione. Il sottotitolo è interessante, dove si scoprono vari abusi loro e si dichiara il vero modo che cristianamente si dovria osservare nel porle nelle chiese, nelle case e in ogni altro luogo. In questa pubblicistica relativa alla disciplina delle immagini sacre, la Controriforma, questi padri della Controriforma sono molto acuti, compiono un'indagine della immagine sacra e della forza retorica e della capacità delle immagini di condizionare
le persone veramente molto approfondita, anche di grande modernità, quando si nota che le immagini sono molto più potenti della parola scritta. Un'immagine comunica in un modo molto più immediato e molto più profondo rispetto a un testo scritto, di cui la necessità di una tanto più dettagliata e attenta disciplina delle immagini. Naturalmente la disciplina delle immagini è graduata in base allo status dell'immagine. Se un'immagine privata, un quadro chiuso in una casa, in un appartamento, può essere anche così un po' più libero, in quanto fa meno danni. Un'immagine licenziosa chiusa in una camera da letto è più accettabile. Le immagini pubbliche invece devono essere sottoposte a un controllo rigorosissimo, arrivando addirittura alla censura. Tanto più un'immagine sacra, perché l'immagine sacra veicola i contenuti della fede, quindi forma il cristiano dal punto di vista spirituale. Sulle immagini sacre la Chiesa della Controriforma esercita un controllo veramente rigidissimo. È in questo contesto che si colloca l'opera e l'arte di Scipione Pulsone. In realtà è in questo contesto che si colloca l'opera di tutti i più grandi artisti della seconda metà del XVI secolo. La pubblicistica controriformista sulle immagini sacre ha dato un importantissimo contributo al superamento della cultura manierista. Quelle che Briganti definì con un'immagine molto pittoresca le guerre antimanieriste, cioè tutti quei movimenti artistici che fioriscono in Italia a partire dagli anni 70 del 500 e che sono volti a riformare e a superare il linguaggio della maniera, devono tutti fondamentalmente la propria esistenza anche alla Controriforma cattolica e alla pubblicistica cattolica sulle immagini sacre. Pensiamo all'opera di Santi di Tito a Firenze, dei Carracci a Bologna, di Federico Barocci a Urbino, ma si potrebbero fare molti esempi. Tra questi appunto Scipione Pulsone, nato a Gaeta, come vedete negli estremi, intorno al 1550, e morto a Roma nel 1598. Quindi l'opera di Scipione Pulsone si svolge proprio nel pieno delle guerre di religione, del contrasto del cattolicesimo rispetto alla riforma protestante, e quindi nel pieno di tutto il discorso che stavamo facendo. A titolo esemplificativo vi mostro un'opera celebre di Scipione Pulsone, La Sacra Famiglia della Galleria Borghese. Dov'è la innovazione di Scipione Pulsone? È in un pieno accoglimento dei precetti e delle regole sulle immagini sacre, attraverso un ritorno ad un modello figurativo, ad un modello pittorico considerato lecito, corretto, in qualche modo inattaccabile, e questo modello è Raffaello Sanzio. Nella pittura di Raffaello si identifica un modello di pittura sacra che risponde in qualche modo a tutti i parametri che la Chiesa individua come indispensabili per una pittura sacra corretta. E questi parametri sono la chiarezza. Cioè il fedele, quando vede l'immagine sacra, non deve perdersi in una ridda di simbologie oscure, ma deve avere proprio chiaro il significato spirituale dell'immagine. La semplicità diventa un fattore fondamentale. In secondo luogo, la purezza e la, come posso dire, il, in qualche modo una sorta di galateo figurativo che Raffaello, insomma, esemplifica proprio ai massimi livelli. E in questo dipinto di Scipione Pulsone alla Galleria Borghese in qualche modo risponde proprio perfettamente a tutti questi criteri, ed è molto facile verificare quanto il Pulsone si fosse riferito a Raffaello se paragoniamo questo dipinto ad un famoso quadro raffaellesco che si trova al Louvre, La piccola Sacra Famiglia, in cui si vede come Scipione Pulsone rielabora, e in modo sicuramente più moderno ma molto fedele, tanti aspetti della pittura raffaellesca. Lui si rifà proprio ai modelli di Raffaello. Questa non è una cosa da poco, perché nel corso del Cinquecento il modello di Raffaello man mano era stato un po' lasciato da parte. Furoreggia il michelangiolismo, il modello di Parmigianino, i grandi manieristi.
Pulsone, come tanti artisti della sua generazione, invece riscopre Raffaello con la sua luminosità, la sua chiarezza, la sua soavità di sentimenti. Tutto questo si presta molto molto bene in un ambito di pittura sacra controriformata. Vedete in questo caso come lui riprende proprio il modello raffaellesco nel gesto del bambino che accarezza il San Giovannino, la posa della Vergine così contegnosa, il dettaglio della cesta. È evidente proprio la derivazione dal modello raffaellesco. Scipione Pulsone nel 1581 dipinge un'opera particolarmente importante per la sua carriera, che è questa grande pala d'altare con l'Immacolata e Santi che si trova nella chiesa di San Francesco a Ronciglione. Mi dispiace di aver trovato soltanto una foto in bianco e nero, ma purtroppo non avevo una foto a colori valida. Avevo qualche foto a colori, ma talmente brutte che è meglio quella in bianco e nero, si vede meglio. È molto evidente anche in questo caso la necessità di tornare ai modelli raffaelleschi e di dare all'immagine la maggior semplicità e la maggior chiarezza possibile. L'immagine è rigorosamente simmetrica, c'è una divisione per fasce orizzontali sovrapposte molto chiara, molto semplice, c'è una dimensione celeste e una dimensione terrena. La dimensione celeste è meno attingibile direttamente, la dimensione terrena più vicina all'uomo, le figure sono più in primo piano e sono figure di santi. I santi che nella cultura della Controriforma assumono un aspetto fondamentale in quanto sono il tramite per la salvezza delle anime, quindi il santo che nella dimensione terrena si fa da tramite per il fedele e appella la dimensione celeste, Maria Vergine, per il fedele. Vedete San Francesco che in questo caso fa da tramite presso la Vergine per il giovane donatore. Raffaello è sempre un modello fondamentale per questo tipo di organizzazione dell'immagine. Pensate alla Trasfigurazione della Pinacoteca Capitolina o altri famosi quadri raffaelleschi. Per farvi capire la differenza rispetto alla pittura manierista di una generazione precedente, volevo fare un confronto tra l'Immacolata e Santi di Scipione Pulsone a Ronciglione e questa Immacolata Concezione di Giorgio Vasari alla Galleria degli Uffizi. Allora, Vasari è proprio un campione del manierismo fiorentino, basato sui modelli di Michelangelo, di Rosso Fiorentino, di Pontormo. Scipione Pulsone invece ritorna a Raffaello. Una quarantina d'anni dopo, sono due artisti proprio di due generazioni successive. Guardate che differenza nel trattare tutto sommato un soggetto molto simile. Scipione Pulsone rappresenta l'Immacolata Concezione come una apparizione davanti ai nostri occhi, cioè noi abbiamo delle figure di santi in un paesaggio che ci introducono all'apparizione, all'epifania di Maria con il simbolo dell'Immacolata, col crescente lunare tra gli angeli. Vasari invece interpreta lo stesso soggetto come un'allegoria dell'Immacolata Concezione, quindi non è un qualcosa che appare davanti ai nostri occhi come una visione qui ed ora, ma è un quadro concettuoso, cerebrale, che va interpretato in termini letterari, allegorici, in cui effettivamente a vedere l'immagine così di primo approccio ci viene di chiederci: ma che cosa sta raffigurando Vasari? C'è una complessità di allegorie. La Madonna è seduta su una specie di albero con un'immagine del diavolo con una coda di serpente che ci si arrotola intorno. Adamo ed Eva nudi che sono appesi all'albero come se fossero morti. Una serie di figure tratte dal Nuovo e dall'Antico Testamento che si aggirano intorno in pose poco chiare. L'immagine di Vasari è un'immagine criptica, simbolica, piena di contenuti allegorici, molto colta, sicuramente più colta, ma che rispecchia una cultura umanistica delle corti rinascimentali che non va più bene nel mondo della Controriforma cattolica, perché le verità della fede non devono essere appannaggio di una elite di colti intellettuali che sanno fare i giusti riferimenti tra la letteratura classica, l'Antico e il Nuovo Testamento. La pittura sacra deve parlare al popolo, deve parlare a tutti, deve essere chiara, semplice, immediatamente comprensibile, deve muovere alla commozione dell'animo, perché i padri della Controriforma sanno che muovere i sentimenti convince molto di più alle verità di fede rispetto agli argomenti logici, razionali. Quindi non va più bene l'approccio allegorico ed intellettualistico dei manieristi degli anni 40,
ma bisogna comunicare con la chiarezza e con la semplicità di sentimenti raffaellesche che gli artisti più moderni accolgono. E Scipione Pulsone nel 1581 è un artista modernissimo, perfettamente al passo coi tempi. Lui è di Gaeta e quindi dipinge molto nel Lazio meridionale e utilizza l'immagine della Madonna Immacolata nella pala di Ronciglione un anno dopo, in questa pala d'altare del 1582 che si trova nella Cappella d'Oro a Gaeta, peraltro di fronte a questa immagine di Scipione Pulsone, Pio IX, esule a Gaeta, ebbe la rivelazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi, insomma, è in particolare questa pala d'altare di Scipione Pulsone sembra che abbia dato proprio un contributo effettivo alla definizione del dogma dell'Immacolata Concezione. Notate come il Pulsone abbia riutilizzato l'immagine di Maria della pala di Ronciglione, isolandola però su un paesaggio nella pala della Cappella d'Oro. Ecco, questo prototipo di Maria Immacolata noi lo ritroviamo in un interessante quadro qui a Cori, che si trova nel convento di San Francesco. Non so se oggi visibile, ma quando l'ho visto io una decina di anni fa, assolutamente no, era nascosto in un deposito. Come potete vedere, il dipinto non versa proprio in buone condizioni di conservazione. E questa è una delle pitture, a mio parere, più interessanti che si trovano qui a Cori, e anche di più alta qualità. Allora, la derivazione dal modello di Scipione Pulsone mi sembra proprio assolutamente indubitabile, cioè la figura di Maria Vergine è proprio presa di peso dai prototipi pulsoneschi. Però non è un'Immacolata, perché non ha proprio i simboli e gli attributi dell'Immacolata, è una Madonna orante, con le mani giunte in gesto di preghiera. Questo dipinto è stato molto probabilmente commissionato da Angelica Trolli Prosperi, una corese. Sante Laurienti, infatti, nell'Historia Corana, che probabilmente conoscete tutti, insomma, questo fondamentale manoscritto sulla storia di Cori, che è anche una descrizione molto dettagliata della città di Cori ai tempi di Laurienti. Laurienti scrive che la Cappella degli Angeli nella chiesa di San Francesco, con la sua pala d'altare, la nomina proprio, fu istituita per volontà di questa Angelica Trolli Prosperi nel 1595, quindi possiamo immaginare che il dipinto risalga al 95, poco dopo, insomma. Sono proprio gli anni dell'attività di Scipione Pulsone, della tarda attività di Pulsone. Che il quadro derivi da un modello pulsonesco mi sembra molto evidente. Si potrebbe addirittura ipotizzare un'attribuzione al Pulsone di questo dipinto a Cori, non mi sembra così improbabile, però anche in questo caso il punto interrogativo direi che è d'obbligo, considerato anche che il quadro è davvero in cattive condizioni di conservazione, quindi non vorrei sbilanciarmi troppo. Poi facciamo come la Pentecoste, pare Fontebuoni, poi non è Fontebuoni, è meglio andarci molto cauti. Questo sarebbe un altro quadro che magari poterlo recuperare in qualche modo, perché credo che sia un quadro interessante e anche di grande qualità esecutiva. Comunque questo è un quadro che inaugura in qualche modo, proprio cronologicamente, la pittura controriformata a Cori. Siamo proprio nella fine del Cinquecento ed è interessante che questa Trolli Prosperi, nel creare la propria cappella, la cappella di proprio patronato nella chiesa di San Francesco, vada a chiamare un pittore che, se non è Pulsone, è comunque qualcuno che era davvero molto molto aggiornato sulla pittura sacra più moderna, più in voga al momento. Quindi direi che questo è un quadro che non appartiene alla corrente conservatrice. Questo è un quadro per l'epoca estremamente moderno. Oggi ai nostri occhi questa pittura risulta invece estremamente convenzionale, perché questo modello pulsonesco di purismo e di sentimentalismo religioso e semplicità nella rappresentazione della pittura religiosa
è diventato il modello del santino. Cioè il santino si rifà ancora a quella concezione dell'immagine sacra, e quindi in fondo Pulsone, che ai suoi tempi era un pittore d'avanguardia, oggi a noi sembra proprio la pittura sacra la più, come posso dire, proprio devozionale e conservatrice possibile. Ma nel 1595 questo era un quadro moderno, sicuramente. Ecco, più o meno in quegli anni, nella Chiesa del Salvatore, Alessandro e Giuliano Luzzi fondano una cappella dedicata all'Immacolata nel 1592, e questo lo leggiamo nei documenti, nelle visite apostoliche a Cori, che sono conservate all'archivio diocesano a Velletri, e una cappella sul cui altare si trovava quest'altro dipinto, che oggi si trova tra i quadri che sono presso la parrocchia di Santa Maria della Pietà, ma che proviene appunto da un altare della Chiesa del Salvatore. Questo è un quadro che una decina d'anni fa abbiamo avuto la possibilità di fotografare, anche questo in condizioni di conservazione abbastanza cattive. Questo è un quadro che anche questo è interessante, secondo me andrebbe studiato un po' meglio, perché è di qualità discontinua, cioè nel complesso non sembra dipinto chissà che, con chissà che accuratezza, però poi in realtà la figura dell'angelo con l'arpa in basso a destra ha un bel volto, cioè ha una qualità pittorica che non è male. A questo punto bisognerebbe capire se il quadro era tutto buono ed è stato ridipinto male, o se il quadro era tutto cattivo e poi qualcuno l'ha ridipinto meglio. Questo sarebbe da stabilire, però è un quadro anche questo interessante. Peraltro uno degli angeli musicanti tiene in mano una musica che si può leggere, quindi chi si volesse dilettare di suonarla, quella è una carta musica che può essere effettivamente trascritta e suonata. Questo è un altro dipinto che nel 1592, pur nella sua modestia, recupera quella semplicità, quella chiarezza di sentimento religioso che era richiesta dalla pittura sacra corretta, ecco, disciplinata dell'epoca. In qualche modo non è pulsonesco quanto la molto più bella Madonna e Angeli di San Francesco, però è un quadro che, pur in una certa diversità di mano, risponde agli stessi criteri, cioè risponde allo stesso appello, ecco. E siamo ancora alla fine del Cinquecento. Questi due dipinti aprono la stagione di committenze locali a Cori, che poi continuerà per tutto il XVII secolo. Questo è un quadro molto interessante, che secondo me rientra in questo filone. E questo si trova anche lui a Santa Maria della Pietà e proviene da un altro altare della Chiesa del Salvatore. Questo fu commissionato da Alessandro Napoleoni. Allora, nella Chiesa del Salvatore, la seconda cappella a destra, ha sul pavimento una lapide con scritto Napoleonibus 1617, perché quello è sotto la lapide c'è la tomba di famiglia, cioè lì è proprio i Napoleoni presero il patronato della cappella e la elessero a sepoltura di famiglia. E nelle visite apostoliche all'archivio diocesano di Velletri si dice che appunto l'altare del crocifisso nella chiesa del San Salvatore fu proprio istituito da Alessandro Napoleoni con atto notarile nel 1617. È quindi probabile che anche il dipinto per l'altare della cappella di famiglia risalga più o meno a quegli anni, anche perché era considerato, insomma, alquanto disdicevole tenere un altare senza un'immagine sacra. E infatti è interessante che nelle visite pastorali, nelle visite del vescovo, per conto del vescovo, il visitatore annota come, insomma, con riprovazione se trova un altare senza la sua propria immagine. Questo per dire quanto appunto nel XVII secolo si attribuisse una importanza proprio liturgica e religiosa importantissima alle immagini, cioè l'immagine faceva parte integrante dell'arredo liturgico dell'altare quanto i candelieri, le carte gloria, eccetera eccetera. Veste l'altare. E questo dipinto, che secondo me è di una qualità veramente molto buona, naturalmente anonimo, molto difficile attribuire dipinti di questo genere,
è un dipinto pulsonesco che dimostra come già ancora nel 1617, quando a Roma di acqua ne era passata sotto i ponti, perché Pulsone muore nel 1598, quando lui muore sono a Roma Annibale Carracci e Caravaggio e dipingono i loro grandi capolavori, la Galleria degli Amori degli Dei di Annibale Carracci a Palazzo Farnese, la Cappella Contarelli di Caravaggio a San Luigi dei Francesi. Quindi la pittura romana si apre a tutta la grande stagione del classicismo e del barocco e del naturalismo caravaggesco, e nel frattempo Scipione Pulsone moriva anziano, in realtà non è morto neanche da molto anziano, è morto abbastanza giovane il povero. Ma nel 1617 a Cori invece è ancora il modello pulsonesco ha un suo peso, perché questo dipinto di Cori secondo me risente ancora di un famoso quadro di Scipione Pulsone che si trova a Santa Maria in Vallicella a Roma, la sua crocifissione famosissima. E, insomma, io credo che il pittore che ha realizzato il crocifisso per i Napoleoni qui a Cori, se non aveva proprio visto il quadro di Scipione Pulsone a Roma, come minimo lo aveva visto riprodotto in qualche incisione, in qualche stampa, perché la crocifissione di Scipione Pulsone alla Vallicella è proprio un quadro famoso, che è stato infinitamente divulgato come un prototipo proprio di crocifissione moderna e controriformata. Io credo che insomma il riferimento al modello pulsonesco sia abbastanza evidente nella posa e nel gesto della Vergine, la Maddalena che appunto abbraccia i piedi del crocifisso. Naturalmente la figura di San Giovanni nel quadro di Scipione Pulsone è sostituita nella pala di Cori con Santa Francesca Romana, con il suo attributo dell'angelo e con i suoi attributi dell'angelo e del libro. Poi il pittore Corese ci mette anche questi due begli angioletti, ma io credo che questo dipinto della Cappella Napoleoni dimostra che ancora nel 1617-20 a Cori il modello di Scipione Pulsone era del tutto attuale. Questo è molto interessante perché appunto a Roma nel frattempo le cose erano andate molto avanti. Naturalmente questo non significa che Cori fosse una cittadina del tutto provinciale, perché poi le novità romane invece a Cori sono arrivate. Però resta per tutto il secolo questo filone comunque più conservatore, che secondo me è un filone pulsonesco. Questa potrebbe essere una chiave di lettura che credo sia efficace. Quest'altro dipinto credo che rientri nello stesso ambito. Questo quadro si trova oggi nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Cori, però proviene dall'oratorio del Gonfalone a Monte. Santi Laurienti scrive che nel XVII secolo c'erano due oratori del Gonfalone a Cori, uno a Monte e uno a Valle, ed entrambi avevano la loro pala con la Madonna del Gonfalone. E l'oratorio a Monte è andato distrutto con il bombardamento del 1944, se non erro del 44, il bombardamento a Cori, e quindi le opere provenienti dall'oratorio sono in deposito nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. E questo dipinto non è datato, oltre a non essere attribuito, ed è anche molto difficile datarlo perché i documenti dell'oratorio sono andati perduti col bombardamento, quindi abbiamo veramente poche informazioni. È del XVII secolo, io credo, così semplicemente ad un'analisi delle forme, insomma stilistica, che sia comunque non oltre gli anni 20 del secolo, ed è un quadro che ancora segue questo filone pulsonesco. Interessante anche il fatto che almeno due dei personaggi che sono inginocchiati sotto nel manto protettivo della Vergine mi sembrano due ritratti. Questa mi sembra la cosa più interessante del quadro, sarebbe veramente curioso, e l'uomo, la figura maschile in particolare, ma anche la donna a destra, evidentemente credo sono i due confratelli forse che hanno donato l'opera all'oratorio. Anche qualche altra testa in realtà sembra un ritratto sotto il manto di Maria, però lì due figure in primo piano più delle altre.
Peraltro Scipione Pulsone è stato anche un grande ritrattista, però questo non c'entra in realtà con questo dipinto, che non credo che sia attribuibile in alcun modo a Scipione Pulsone, però Pulsone peraltro deve la sua fama anche ad un'attività di ritrattista molto molto fortunata. Ha ritratto tutta la migliore aristocrazia dell'epoca, i suoi ritratti sono nelle maggiori collezioni romane e non solo, e anzi in realtà è stato studiato prima come ritrattista e poi come grande pittore di pale d'altare e di immagini devozionali. Il purismo di Scipione Pulsone, cioè la sua tendenza a ricondurre l'immagine ad una grande semplicità di forme e nitidezza anche proprio di forme, è antibarocco sotto molti aspetti, perché poi il barocco invece si determinerà come un ritorno al grande colorismo veneto, no? Veronese, Tiziano, quindi una pittura grassa, piena di colore, di colori infuocati, caldi. Invece Pulsone, con il suo ritorno a Raffaello, ci propone una pittura depurata, purificata, nitida, con superfici smaltate. Questo è un filone interessante della pittura seicentesca, perché parallelamente al grande barocco questo purismo continua per tutto il secolo. C'è Sassoferrato a Roma che prosegue con questo stile fino alla metà del Seicento, oppure Carlo Dolci a Firenze. A Cori, anche secondo me insomma intorno agli anni 20-30, si produce questa pittura devozionale molto pulita, molto semplificata, con anche inserti ritrattistici che la rendono ancora più interessante. Però, come vi dicevo, Cori non è soltanto questo filone un po' più conservatore e pulsonesco. A Cori arriva anche pittura nuova, pittura più moderna. E questi due dipinti murali ad olio sul muro che si trovano nel presbiterio della chiesa di San Salvatore sono tra le cose più moderne dipinte a Cori all'inizio del XVII secolo, e per fare un confronto ve le volevo comunque mostrare. Questi sono firmati e datati da Anastasio Fontebuoni, che li dipinge qui a Cori nel 1610. Fontebuoni è un pittore fiorentino che si forma a Firenze nella scuola del Passignano, e quindi Passignano significa Santi di Tito, significa tutta la pittura riformata fiorentina. E lui a Roma, arriva a Roma nel 1600 per l'anno giubilare, perché il 1600 è l'anno del giubileo all'epoca di Clemente VIII, Aldo Brandini, e a Roma è uno dei pochissimi fiorentini che si ispira a Caravaggio. In questi due dipinti si vede molto poco in realtà, perché sono due dipinti murali e Caravaggio non ha quasi mai dipinto murali. Esiste un solo dipinto murale di Caravaggio, che è nel Camerino del Monte a Roma. In realtà Caravaggio ha sempre dipinto olio su tela, perché il naturalismo caravaggesco, con i suoi forti contrasti di luce e ombra, è proprio fortemente legato alla tecnica dell'olio su tela. Nel momento in cui si va a dipingere su un muro diventa molto più difficile ottenere quegli effetti di colorismo e di luminismo che contraddistinguono il caravaggismo. Quindi Fontebuoni, che dipinge olio su un muro, insomma, qui si vede poco il caravaggismo di Fontebuoni. Però è interessante che non dipinga ad affresco, ma dipinga ad olio, che è una tecnica a secco, perché l'olio sul muro permette di riprodurre anche della pittura murale un po' di più le caratteristiche della pittura da cavalletto, di quanto invece non consenta l'affresco. Questi due dipinti sono sicuramente tra le cose più moderne e aggiornate nella Cori degli anni 10. Fontebuoni è un artista che poi torna a Firenze dopo aver studiato Caravaggio a Roma e dipinge per i Medici, cioè è un pittore abbastanza importante, muore molto giovane purtroppo nel 1626, ma è un artista di rilievo, ecco, ai suoi tempi. Come tutti i fiorentini, non aderisce pienamente a Caravaggio, perché i fiorentini con Caravaggio hanno un problema, perché la pittura fiorentina si basa sul disegno. Lo dice Leonardo, lo dice Michelangelo, i fiorentini su questo sono proprio conservatori. Invece Caravaggio è il pittore dell'olio, della pittura di tocco, non disegna. E quindi tutti i toscani che si avvicinano a Caravaggio lo devono in qualche modo tradurre in termini disegnativi. Quindi hanno un problema con Caravaggio, però Fontebuoni è uno dei pochi autentici caravaggeschi toscani del Seicento. Quindi che venga qui a dipingere a Cori vuol dire che insomma a Cori si attraggono artisti molto d'avanguardia nei primi del secolo.
Un altro quadro appunto che dimostra che Accoli si dipinge anche moderno e anche molto aggiornato è questa famosa Pietà che sta sull'altare maggiore della collegiata di Santa Maria della Pietà qui a Cori. Questo è un quadro di cui si è detto tutto il contrario di tutto, è ritenuto giustamente forse il più bel dipinto ad olio su tela qui a Cori. È un quadro che manifesta evidenti segni di caravaggismo, e insomma il caravaggismo quindi con tutta l'allure dell'essere caravaggeschi. Sono state fatte varie proposte attributive di questo dipinto, penso anche recentemente molti se ne sono occupati. Io ero rimasto ad un'attribuzione a Rustici, che però non, personalmente non mi ha mai convinto molto. Questo è un quadro che a mio parere è sì caravaggesco, però fino a un certo punto, nel senso non appartiene a un caravaggismo duro e puro, perché il caravaggismo è un fenomeno in pittura che ha il suo massimo fulgore negli anni 10 del 600. Già negli anni 20 comincia una fase calante e negli anni 30 diventa del tutto annacquato. Questo a me sembra un caravaggismo abbastanza annacquato, infatti è un quadro che dai documenti sembrerebbe datato agli anni 30 del 600, perché nella visita apostolica che si può leggere all'archivio diocesano di Velletri si legge che l'altare della Pietà nella collegiata viene proprio istituito con la sua imago nel 1636 per patronato di un tale Giulio Picchioni, corese. Quindi è probabile che il quadro sia degli anni 30, quindi di una fase in cui il naturalismo caravaggesco non è più quello autentico dei primi anni, ma comincia a scendere a compromessi con altre componenti culturali. Qui secondo me è molto evidente, perché sicuramente le figure dei dolenti di Maria, della Maddalena, del San Giovanni hanno un naturalismo molto accentuato. Ma il Cristo è molto poco naturalistico, nonostante gli sbattimenti di luci e di ombre sul viso e sul corpo che gli danno molta presenza fisica, però in realtà lui ha poco della pittura sul modello reale. È un Cristo michelangiolesco che ricorda la posa dell'Adamo del Michelangelo della Cappella Sistina. Ecco, un caravaggesco duro e puro difficilmente avrebbe derogato dal naturalismo puro per metterci questa citazione michelangiolesca, secondo me. E infatti questo è un quadro che è plausibilmente più tardo, cioè in una fase in cui il naturalismo caravaggesco è uno dei linguaggi tra i tanti che si possono sovrapporre ad altre suggestioni, in questo caso una suggestione di memoria cinquecentesca addirittura. È un quadro interessantissimo. Comunque la Maddalena addolorata con questa smorfia sul viso così patetica è veramente un brano di pittura molto bello, è un quadro che sarebbe bello poter attribuire con sicurezza, ma io sinceramente ho visto i documenti, l'ho visto davvero più di una volta, ho tentato di fare confronti con altri artisti, non è veramente facile attribuire un quadro di questo genere, considerato che qui l'influenza è duplice. A Colli arriva l'influenza da Roma, ma arriva l'influenza anche dal sud, e quindi esiste anche tutto il filone del naturalismo e del caravaggismo napoletano. Insomma, è un quadro complicato, chissà che forse un giorno qualcuno riuscirà a sbrogliare la matassa e ad attribuire questo quadro che è giustamente molto noto. Questo è un altro quadro, scusate, la fotografia è veramente cattiva in questo caso, che è qui al museo se non sbaglio, l'ultima volta l'ho visto qui, che è un altro quadro modernissimo, quindi Cori negli anni 50 continua a ricevere impulsi di attualità. Questo è un quadro pienamente barocco. Ho attribuito giustamente a Giacinto Brandi, questo è un quadro che è stato anche studiato da Antonella Pampalone, che è una grande specialista di Giacinto Brandi, quindi insomma è un'attribuzione molto molto convincente. Giacinto Brandi dipinse l'immagine di San Tommaso da Villanova, scusate, ho scritto Pietà, ma in realtà è un errore, questa è una elemosina di San Tommaso da Villanova, scusatemi per l'errore meramente redazionale. Giacinto Brandi dipinse l'immagine di San Tommaso da Villanova che fa le elemosine proprio per la cerimonia di canonizzazione di San Tommaso da Villanova nella Basilica di San Pietro, che si svolse nel 1658.
Quando un artista era chiamato a dipingere l'immagine del santo per la cerimonia di canonizzazione, diventava in qualche modo detentore del copyright dell'iconografia ufficiale di quel santo. Quindi di solito il quadro di canonizzazione veniva riprodotto in numerosissime copie che avevano poi un'ampia circolazione, che diffondevano l'iconografia del nuovo santo in tutto il mondo cattolico. Innanzitutto veniva diffuso attraverso le incisioni, ma anche attraverso copie ad olio su tela, che potevano essere realizzate dal maestro che l'aveva ideata l'opera, oppure dai suoi allievi, dalla sua scuola. Questo è sicuramente un dipinto che proviene dallo studio di Giacinto Brandi ed è un quadro di canonizzazione, cioè riproduce l'iconografia proprio ufficiale di San Tommaso da Villanova in occasione della sua canonizzazione. Infatti viene commissionato dagli Agostiniani di Sant'Oliva, perché San Tommaso da Villanova è un santo agostiniano, quindi nel 1658, una volta che a Roma viene fatto il nuovo santo, gli Agostiniani di Cori si dotano dell'immagine ufficiale di San Tommaso da Villanova, realizzata da Giacinto Brandi o comunque dall'atelier di Giacinto Brandi, che era il detentore proprio della ufficialità dell'immagine del nuovo santo. Quindi questo è un quadro che ha un suo contesto molto ben chiaro, molto delineato. Questo è un quadro modernissimo, perché Giacinto Brandi era un allievo di Giovanni Lanfranco ed è uno dei più grandi protagonisti del barocco romano, quindi questo è un quadro che testimonia l'arrivo anche proprio della cultura più florida del barocco romano a Cori. Quindi questo significa che nel corso del secolo Cori è tutt'altro che un luogo di conservazione dal punto di vista figurativo, ma si aggiorna. Però quel modello pulzonesco che abbiamo individuato dalla fine del Cinquecento e che proseguiva fino agli anni venti prosegue a Cori sotto traccia. Cioè, mentre arrivano queste opere dall'esterno, Fontebuoni, La Pietà, Giacinto Brandi, ci sono novità, la committenza corese continua a rifarsi in molti casi a quel prototipo di purismo, di devozionalità sentimentale e di chiarezza dell'immagine devozionale che era stato proposto da Scipione Pulzone alla fine del secolo precedente. E lo dimostrano, secondo me, le tele del santuario di Santa Maria del Soccorso. Il santuario viene costruito intorno praticamente ad una cappellina dove è avvenuto il miracolo dell'immagine sacra della Madonna del Soccorso, e la costruzione del santuario avviene tra il 1634 e il 1639, e le pale d'altare di quegli anni che si trovano sugli altari del santuario non risentono né del naturalismo di Fontebuoni, né del caravaggismo dell'artista della Pietà, né della... vabbè, chiaramente, ovviamente il Giacinto Brandi arriverà molto dopo, ma invece sono ancora tutte ispirate da quel un po' conservatore riferimento a Scipione Pulzone che abbiamo visto nelle opere della fine del Cinquecento e dei primi del Seicento. A titolo esemplificativo vi mostro questa Sacra Famiglia, in cui vediamo come negli anni 30 l'anonimo pittore, nel momento in cui la comunità locale vuole dotare gli altari di un santuario veneratissimo, perché la Madonna del Soccorso ha proprio muove la devozione popolare, di immagini sacre, sceglie pittori che si rifanno alla più genuina regolarità dell'immagine della Controriforma cattolica, e quindi il modello pulzonesco. In questo caso mi sembra evidente, perché questo è un pittore che ancora nella fine degli anni 30 o negli anni 40 del Seicento dipinge con dei modelli raffaelleschi, con questa Sacra Famiglia, con la Sant'Anna, il gesto del bambino. Ci sono riferimenti di sapore cinquecentesco in questo quadro, che sono filtrati attraverso il modello di Scipione Pulzone, che sono ancora attuali negli anni 30-40, nel momento in cui la comunità locale punta alla devozione e all'aspetto proprio più assolutamente spirituale della pittura. E le pale d'altare del santuario di Santa Maria del Soccorso, secondo me, in questo sono molto rivelatrici. Quindi, in sintesi,
Quando ho fatto conoscenza per la prima volta con la pittura di Cori 10 anni fa, mi sono posto un sacco di problemi, ho tentato di dare qualche soluzione. Credo che in quel contributo che ho scritto nel volume su Sant'Oliva questo aspetto dell'influsso di pulsione non venga così bene fuori, perché credo di aver mi sembra di averlo messo a fuoco col tempo, ripensandoci. È vero che c'è tanta pittura aggiornata che arriva soprattutto da fuori a Cori nel secolo, però credo che la comunità locale sia rimasta sempre legata a quel prototipo di pittura religiosa che fornisce Scipione Pulsone alla fine del Cinquecento. E in conclusione, chissà, per il futuro, io credo che un quadro che meriterebbe di essere recuperato è questo di San Gian Francesco, chissà che magari ci ritroviamo tra qualche anno a riparlarne. Esatto, e con questo ho concluso.